contadini, cioè uno deve rispettare le regole ma deve anche divertirsi, alla fine facciamo quello che a noi piace, se poi diventerà un mestiere meglio, però è quello che a noi piace. Ho girato il mondo. All'inizio è stata dura, perché alla fine sono andato via a 14 anni, è stato un po' dura, anche perché c'avevo pure la ragazza da poco, è stato un casino. Poi però adesso ci ho fatto pure l'abitudine, non dico sto meglio fuori, però sto bene, non sento quella mancanza della casa, anche perché la famiglia viene a trovarmi, i ragazzi vengono a trovarmi, quindi... Gestire non è facile, anche perché il giorno non si pranza, che si esce da scuola tardi e presto c'è l'allenamento, quindi la sera sei stanco e provi a fare quello che si scappa, anche vedendo la fidanzata. Ma io sinceramente mi sono subito trovato bene, anche per il mio carattere, diciamo, mi apro subito coi compagni. Calcolo che io l'anno scorso ero già in Serie D e uscivo, andavo a mangiarmi la pizza con i compagni grandi, con i giovani ma anche con i grandi, stavo meglio con i grandi, anche perché essendo stato sempre fuori di casa, sono cresciuto diciamo prima e quindi non ho mai avuto problemi nello spogliatoio. Anche quest'anno, prima ero a San Nicolò, poi a Ischia, mai avuto nessun problema. Tutti i ragazzi, nessuno ti dice niente, casomai sei tu che dici qualcosa all'altro. Invece quando vai giocando ai grandi c'è sempre quel due, tre persone, il capitano stesso che ti dice no, questo no, la palla devi giocare vicino, di qua e di là. Non è facile, per fortuna, come ripeto, sono già 3 anni che mi sono abituato a fare queste cose, non mi pesano, anzi. Penso che sia una fortuna per noi ragazzi avere delle persone più grandi che ti danno dei limiti. Poi a me subito appena mi hanno detto della possibilità di andare in Serie D ho subito accettato, perché alla fine giocare in un settore giovanile è importante, ti migliora tecnicamente, umanamente, ti dà dei principi, ti dà delle regole, però poi in Serie D devi giocare il risultato. In una primavera nei lievi nazionali perdi, amen. Ti passa 2 o 3 ore, sei arrabbiato, poi ti passa. In Serie D se perdi devi stare una settimana. Poi se sei in una piazza calda i tifosi, la società. A me quello lì è stato uno stimolo in più, anche quest'anno, quindi. Io dal Pescara sono andato prima a Francavilla, dove sono stato tutto, diciamo, settore giovanile. Ho fatto 2 anni di prima squadra in eccellenza e l'anno scorso, per mia fortuna, va bene, ho fatto il salto di qualità per eccellenza alla D. È una cosa che capita a pochi nella vita, nel senso, dobbiamo sfruttare le nostre occasioni quando ci vengono date, è quello che dobbiamo capire tutta la squadra. Dobbiamo pensare che tutti siamo forti, se no non stavamo qua, cioè, tutti abbiamo quella cosa in più che possiamo dare, che ieri non abbiamo dato. Il mister dice che vuole 24 leoni, 24 uomini, 24 persone pronte che nel momento che vengono chiamate in causa devono scendere in campo e dare tutto. La cosa bella è il gruppo, sicuramente, perché siamo tutti uniti, tutti a darci la mano, gioca uno, gioca l'altro, non ci sono i musoni, non c'è chi magari è arrabbiato, chi magari entra e non dà il massimo perché non ha giocato dall'inizio. Sto vedendo tutto, usciamo tutti insieme, andiamo a mangiare la pizza tutti insieme, eppure ci siamo visti 5-6 volte, però tra lo scemo del gruppo lui quello fa la battuta, quindi si sta bene, subito stringi, diciamo, un bel rapporto. Alla fine uno deve parlare e dire le cose che servono, non parlare a caso. Secondo me la prima partita abbiamo sofferto un po' l'emozione all'inizio, poi però ho visto che siamo subito sciolti, perché dopo 3 minuti potevamo passare in vantaggio noi. Poi c'è stato l'episodio, l'espulsione, siamo rimasti indietro e si è messa in salita la gara. Ieri invece solo così potevano far gol, perché secondo me se giochiamo 3 partite in una contro di loro in 3 partite non faranno mai gol, mai. Ciao, ok, inizio, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Oh mamma mia, fatti una risata. Molta follia c'è dentro di me, vado a cavallo, cioè l'estate vado a cavallo, è quella la mia passione, se no ogni tanto per rilassarmi vado anche a pesca la mattina. Lo sport in pratica funziona, che dentro un recinto abbastanza grande, quasi una metà campo nostra, per fare esempio, ci sono situati 30 vitelli numerati dallo 0 al 9, lo speaker nel momento in cui parti ti dice il numero da prendere, lo 0, tu prendi tutti e tre i numeri 0 e chiudi dentro la gabbia nel minor tempo possibile.
Sì, no, sono serio, giuro. Oggi San Valentino e volevo farti un augurio, insomma. Oggi è la nostra festa degli innamorati. Faccio un augurio alle persone che sono lontane da me, cioè alle donne più importanti della mia vita, e sono mia sorella e mio... tanti auguri. E anche io faccio un augurio a mia mamma, che è la donna della mia vita. Basta. Gaia, Giove ti vuole dire ciao amore! Ciao amore! Ci siamo tutti, la maggior parte è fidanzata, noi siamo qui in hotel e le ragazze a casa. Chiediamoci dove sono, con chi stanno festeggiando.